SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Al termine di un lungo interrogatorio in caserma Comacchio ha confessato il duplice omicidio il figlio sedicenne della coppia assassinata a Ponte Langorino nel Ferrarese. La causa scatenante sarebbe stato un rimprovero per il cattivo rendimento scolastico. Un 80enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Faenza a seguito di una caduta in bicicletta. L'anziano è stato urtato da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso. Una 28enne riminese è stata aggredita dall'ex fidanzato sotto casa che le ha lanciato dell'acido sul volto prima di fuggire. Ora la vittima rischia serie lesioni alla vista. La Regione Emilia-Romagna investirà 300 milioni di euro per combattere l'inquinamento dell'aria. Tra gli obiettivi anche quelli di diminuire il traffico del 20% e aumentare gli spostamenti in bicicletta. Luci e ombre nei primi giorni di vendite promozionali. A Cesena i commercianti segnalano un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente, ma si auspica una crescita delle vendite nelle prossime settimane. In vista del derby di basket con l'Ora Siravenna, l'Unieuro Forlì cerca punti fondamentali per lasciare il penultimo posto in classifica. L'ala guardia Reati sprona i suoi a non pensare al bel gioco ma al risultato. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti. E come avete sentito dai nostri titoli, ha confessato dopo un lungo interrogatorio proseguito tutta la notte. E sarebbe stato il figlio 16enne insieme ad un amico 17enne ad uccidere i genitori di 59 e 45 anni a Ponte Langorino, a pochi chilometri da Comacchio. Vediamo allora immagini e particolari nel primo servizio. Un omicidio premeditato e probabilmente hanno tentato di fare sparire i cadaveri. Le indagini sul duplice omicidio di Ponte Langorino, in provincia di Ferrara, sono arrivate ad una svolta ed è stato fermato Riccardo, il figlio 16enne, e un amico 17enne, per l'omicidio del padre e della madre, Salvatore Vincelli, 59 anni, e Nunzia Di Gianni, 45 anni, massacrati nella loro villetta a colpi in testa e poi avvolti in sacchi di plastica. Il provvedimento è scattato dopo gli interrogatori durati tutta la notte in caserma dei carabinieri a Comacchio. Le misure nei confronti dei due adolescenti sono scattate dopo che erano emerse contraddizioni e incongruenze nei loro racconti. Era stato lo stesso figlio a lanciare l'allarme, prima una zia, poi i carabinieri, in lacrime, e diceva di avere trovato lui i corpi dei genitori. Il cadavere della madre era stato trovato vicino al letto, quello del padre in un garage, dove era stato trascinato dall'abitazione. L'interrogatorio del figlio 16enne e dell'amico ha portato i carabinieri al luogo dove recuperare l'ascia con cui sono stati massacrati i coniugi e i vestiti sporchi di sangue dei due adolescenti. La causa scatenante sarebbe stato il rimprovero per il cattivo rendimento scolastico e avrebbero avvolto le teste delle vittime in sacchetti di plastica per non guardarli in viso. Sentiamo allora quanto detto dal procuratore capo di Ferrara durante una conferenza stampa. I carabinieri sono intervenuti sul posto avvisati da un ragazzo, da un minore. E a quel momento sono partite tutte le indagini. Innanzitutto è stata sequestrata la casa, sono stati chiamati i reparti tecnici per l'intervento sul posto e per l'acquisizione del materiale probatorio da analizzare. Dopo tutta una notte si è arrivate all'ammissione di responsabilità da parte dei due. Proseguiamo ora con la cronaca giudiziaria, andiamo a vederla direttamente dal nostro portale TR24. Era stato il primo foreign fighter fermato in Italia dopo l'entrata in vigore della specifica legge. Noasir Luati, 28enne tunisino, bloccato dalla Digos Ravennate il 22 aprile 2015 nella città romagnola, è stato condannato in abbreviato a 3 anni e mezzo di carcere dal GIP di Bologna. Luati, in videoconferenza dal carcere di Torino dove si trova, ha ammesso quanto attribuitogli nelle indagini della polizia, spiegando in sostanza di avere subito, complice l'uso di droga, il lavaggio del cervello da quelle stesse persone che lo avevano contattato per partire per la Guerra Santa, ma si è detto
detto pentito, garantendo di aver tagliato tutti i ponti con i jihadisti già da una ventina di giorni prima del fermo. E ancora cronaca, ci spostiamo ora invece nel Ravennate, in particolare a Russi. Ne avrebbe causato la caduta e si sarebbe poi dileguato a bordo della propria vettura. È ricerca alla pirata della strada che ieri ha investito un anziano in bicicletta. Immagini e informazioni un altro tantenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 17 a Pezzolo, pochi chilometri dal centro abitato di Russi, nel Ravennate. L'anziano si trovava a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, in sella ad una bicicletta, quando sarebbe stato urtato da una vettura che non si sarebbe fermata dopo l'impatto. Il ciclista è caduto sull'asfalto, battendo violentemente la testa e ferendosi ad una gamba, e gli operatori del 118, intervenuti sul luogo del sinistro con ambulanza e auto medicalizzata, lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale di Faenza. La serietà delle ferite è aggravata dall'età dell'uomo, che non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e soprattutto per cercare elementi utili ad individuare il pirata della strada, che non si è fermato, anche se non si esclude che il contatto possa essere stato di lieve entità e quindi l'automobilista potrebbe non essersi accorto di avere causato la caduta dell'anziano. L'invito comunque delle forze dell'ordine è che chiunque abbia potuto assistere all'incidente o sia transitato a quell'ora nella zona del sinistro e abbia il dubbio di poter aver urtato il ciclista di presentarsi spontaneamente dai carabinieri per poter compiere le verifiche ed escludere il proprio coinvolgimento. E torniamo ora al nostro portale TR24, è un pensionato 65enne residente a Milano, il presunto autore delle minacce e delle frasi diffamatorie pubblicate su Facebook nei confronti di Manuel Poletti, il figlio del ministro del lavoro Giuliano Poletti. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, affidate al sostituto procuratore Lucia Spirito, i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna, affiancati dai loro colleghi milanesi, hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del 65enne indagato per l'ipotesi di reato di minacce e diffamazione. Dalla perquisizione è emerso che il profilo Facebook usato per pubblicare i post minatori e diffamatori è in uso all'uomo. Tutto il materiale informatico trovato è stato sequestrato e messo a disposizione della sezione informatica dei Carabinieri di Milano per tutte le necessarie analisi. E proseguiamo con questa ampia pagina di cronaca, perché una donna di 28 anni rischia serie lesioni alla vista dopo che è stata aggredita con l'acido a Rimini dall'ex compagno. Ricostruiamo allora la vicenda nel nostro servizio. Finisce alla ribalta delle cronache nazionali l'ennesima vicenda di una donna gravemente ferita con l'acido dall'ex compagno. Siamo a Rimini e la notte tra martedì e mercoledì una 28enne residente in città e nota per aver partecipato una decina di anni fa a numerosi concorsi di bellezza esce dal suo appartamento di via Bidente. Qui, secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita dal suo ex compagno, un 29enne originario di Capo Verde. L'uomo le avrebbe lanciato sul volto un'abbondante quantità di acido per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Subito soccorsa, la donna è stata poi ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. In un primo momento si è pensato potesse perdere la vista, ma indiscrezioni hanno raccontato che tutto questo pare ora sia scongiurato. Intanto le forze dell'ordine si sono subito attivate per le ricerche dell'aggressore. Individuato all'alba grazie ad un'operazione congiunta di polizia e carabinieri, l'uomo è stato portato in questura e interrogato a lungo. Qui avrebbe negato ogni addebito, sostenendo di avere un alibi che lo scagionerebbe. Una triste vicenda che racconta quanto accaduto a Pesaro a Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata in viso anch'ella con un terribile liquido urticante. E su questa vicenda accaduta a Rimini interviene la vice sindaco Gloria Lisi. Andiamo allora a vedere nuovamente il nostro portale, perché in attesa dei rilievi da parte di chi indaga sul terribile episodio, quello che è già evidente è il perpetuarsi di una violenza che drammaticamente abbiamo imparato a conoscere perché corre ogni giorno lungo l'intero paese. La violenza cioè che vuole umiliare, ferire e lasciare addosso alla donna i segni della sottomissione. Il comune di Rimini e il centro antiviolenza, prosegue la Lisi, continueranno a lavorare affinché vi sia sempre una risposta rapida alla richiesta di sostegno immediato in un lavoro di rete con le altre istituzioni e l'associazionismo del territorio su una violenza e su una crudeltà figlia di una cultura che va combattuta alla radice in ogni ambito della vita sociale e familiare. Il comune di Rimini, e conclude, si attiverà da subito anche con la Fondazione Vittime dei Reati per supportare la vittima. Andiamo ora nuovamente a Ravenna. L'impronta sul sangue della vittima è di Matteo Cagnoni. La perizia sarebbe stata svolta correttamente e ora la prova potrà essere usata in fase processuale. Vediamo.
Non sembrano esserci più dubbi. L'impronta sul sangue nel frigorifero isolata nella villa dell'omicidio di Giulia Ballestri è di Matteo Cagnoni. Le ipotesi e l'alta attendibilità della comparazione delle impronte digitali sembravano non lasciare più alcun dubbio e il perito del Tribunale di Ravenna avrebbe confermato la correttezza dei mezzi utilizzati per effettuare il riscontro. Una prova che sicuramente sarà tra le principali utilizzate in sede processuale dall'accusa, coordinata dai PM della Procura Ravennate, Alessandro Mancini e Cristina Daniello. Sin dall'inizio delle indagini della scientifica, la compatibilità tra le tracce era sembrata molto probabile e riconducibile al 51enne Matteo Cagnoni e i punti comuni di contatto, l'indicatore utilizzato per paragonare le impronte, erano molti. La seconda impronta invece dovrà essere confrontata ulteriormente con quella dell'accusato, ma sembra anche in questo caso riconducibile al marito della vittima. Atteso ora per le prossime settimane il risultato dell'autopsia che dovrà chiarire come sia stata uccisa Giulia Ballestri e se abbia subito violenza sessuale prima dell'omicidio. L'eurodeputato romagnolo Marco Affronte, eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, sbatte la porta e aderisce al gruppo Verdi Alleanza Libera Europea. La comunicazione è arrivata dallo stesso parlamentare. Tra le motivazioni che hanno portato a questa decisione, la volontà di continuare a lavorare senza condizionamenti da parte del movimento fondato da Grillo e Casaleggio. La notizia arriva dopo l'impasse politica grillina a seguito dell'annuncio, dopo il voto sul web, dell'ingresso nel gruppo dei liberali per poi fare marcia indietro. Questa vicenda è stata fortemente criticata da Affronte, il quale, intervistato da Sky TG24, non ha mancato di definire dilettantistica la condotta dei vertici. Spero che questa mia uscita possa spronare il movimento, ha proseguito Affronte, a cambiare direzione. Ora parliamo invece di qualità dell'aria. La regione investirà 300 milioni per combattere lo smog. Vediamo allora tutti i dettagli nel nostro prossimo servizio. Quasi 300 milioni per un pacchetto di 90 azioni per combattere lo smog. Tra gli obiettivi, quelli di dimezzare la qualità di PM10, diminuire il traffico del 20%, aumentare gli spostamenti in bici. Da 2017 ecobonus per la rottamazione dei veicoli commerciali più inquinanti. In arrivo oltre 600 nuovi autobonus. Interventi per la mobilità sostenibile ed efficienza energetica di edifici e imprese. La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano aria integrato 2020, che inizierà l'iter consiliare in assemblea legislativa entro fine mese. L'obiettivo del piano è far scendere attraverso una serie di azioni mirate dal 64% all'1% la popolazione esposta allo smog. Una delle misure più significative è sicuramente quella dell'ammodernamento dei mezzi pubblici. Parliamo di 600 veicoli, 160 milioni che verranno destinati al ricambio di 600 veicoli meno inquinanti. Parliamo di una nuova misura che introduciamo dal 2017, che è l'incentivo per la rottamazione dei veicoli commerciali leggeri. Daremo un incentivo di 2.500 euro per favorire ovviamente coloro che lavorano nei centri urbani e devono entrare nei centri urbani con mezzi commerciali leggeri. Entro il 2018 poi si vuole raggiungere il 50% di acquisti verdi di beni e servizi. Per l'efficienza energetica degli edifici e delle attività produttive sono previsti fondi per 67 milioni di euro, 53 milioni per la riduzione delle emissioni in agricoltura e 14 milioni per interventi di mobilità sostenibile. Periodo di saldi di inizio anno, siamo andati a vedere qual è la situazione nei negozi di Cesena. Ci troviamo nel centro di Cesena, i saldi sono iniziati ormai da una settimana, allora siamo andati a vedere e a sentire con i commercianti come stanno andando. Ma abbastanza bene, non c'è male, dai. Diciamo che non ci lamentiamo, dicembre e gennaio va meglio rispetto agli altri mesi. Non è andata benissimo, molto lenta a confronto all'anno scorso, quindi non siamo contentissimi. Sicuramente il freddo ha fatto il suo, quindi c'è poca gente proprio in giro. Opinioni altalenanti per quanto riguarda i commercianti di Cesena in questo periodo di saldi. C'è chi registra un piccolo miglioramento e guarda con ottimismo alle prossime settimane, ma anche chi non sembra sentire dei benefici di questo momento dell'anno tradizionalmente legato agli acquisti. Hanno cominciato abbastanza bene, però dopo si sono rallentato molto il lavoro perché la gente è abituata che aspetta sempre di più, perché dal 30 al 40... sperano di arrivare al 50, al 60 addirittura. Quindi secondo me anche questo rallentamento è dovuto proprio a questo, a questa speranza di trovare ancora meglio. Parcheggi costano, sono tutti a pagamento e quindi la gente viene meno. Con questo freddo va più nei centri commerciali secondo me. Poi dopo la crisi c'è, questo è vero. La gente risparmia per avere più soldi. Però vedremo, dai, speriamo. E continuiamo.
Tematiche economiche, un dicembre all'insegna degli aumenti per quanto riguarda il comune di Rimini, che nell'ultimo mese dell'anno vede l'inflazione crescere dello 0,5%. Torna a salire l'inflazione nel comune di Rimini, un balzo dello 0,5% registrato nel mese di dicembre, in linea con il dato nazionale, così come confermato dai dati Istat che, anche se rilevano un 2016 negativo per quanto riguarda il nostro paese, mostrano come l'ultimo mese dell'anno sia stato all'insegna della crescita. Ricreazione, cultura e spettacolo sono questi i settori in cui vengono rilevati aumenti congiunturali più marcati, con un più 1,8% figli dell'aumento della classe pacchetti vacanze, che crescono addirittura del 16,7%. In forte aumento anche il settore trasporti, sia per quanto riguarda il ramo dei viaggi aerei che in quello relativo ai carburanti, che cresce dell'1,6%. Fanno eccezione a questa impennata i settori legati alla ristorazione, che si dimostrano in forte controtendenza, mettendo in luce una deflazione dello 0,3%, anche se va detto, è questo un settore che risente molto del calo fisiologico dovuto alla stagione fredda, con il successivo calo del turismo vacanziero. Altri settori che registrano valori inflattivi nulli sono rispettivamente abbigliamento e calzature, mobili e articoli per la casa, servizi sanitari e istruzione. Una crescita, quella del comune di Rimini, che anche su base annua si conferma comunque in rilancio, con uno 0,1% di aumento a fronte di un meno 0,4% registrato nel 2015. Un dato che conferma come l'indice dei prezzi al consumo sul nostro territorio esca da uno stato deflattivo, commenta l'assessore alle attività economiche Jamil Sadegolvad, per registrare, seppur lievemente, una positiva ripresa. Ed ora una buona notizia di solidarietà, perché adesso che è arrivata la neve a complicare la situazione nelle aree colpite dal terremoto, il contributo del volontariato dalla Romagna continua ad arrivare in varie forme. Nei giorni scorsi 250 quintali di fieno sono stati consegnati nelle Marche a Pieve Torina e Camerino dall'associazione Il Paese Sant'Antonio per la solidarietà Ravenna, grazie al contributo di cittadini, agricoltori e cooperative. Si tratta del quarto autotreno di fieno consegnato agli allevatori per dare da mangiare agli animali delle zone terremotate. Numeri positivi per i musei di Rimini in crescita rispetto al 2016 e la biblioteca della città registra sempre il tutto esaurito. Sono tutti positivi, secondo l'amministrazione comunale di Rimini, i dati di affluenza delle istituzioni culturali della città nel 2016. A trainare la locomotiva della conoscenza e i musei, visitati da 186.000 persone nello scorso anno. Numeri cresciuti rispetto al 2015 grazie alla Biennale del Disegno, bene anche la Biblioteca Gambalunga, che ha registrato nello stesso periodo di tempo oltre 154.000 utenti. Stiamo cercando cioè di coniugare la biblioteca storica di tradizione e di ricerca, fra l'altro stiamo per compiere 400 anni e quindi una biblioteca antichissima che conserva un patrimonio storico straordinario, manoscritti meravigliosi, con una biblioteca aperta a tutte le fasce d'età, e dai più piccoli, quindi la biblioteca dei ragazzi, ai più grandi, agli adulti e anche agli anziani. E questo quindi ha ottenuto risposte positive da parte della popolazione, nonostante le grandi difficoltà di raggiungere la biblioteca, nonostante le difficoltà legate agli spazi sempre più limitati. Grazie ad iniziative quali gli ingressi gratis ogni prima domenica del mese, la Domus del Chirurgo rimane una delle mete più apprezzate. Spazio invece ad altre notizie di cronaca e attualità, le nostre brevi. Cesena, Massimiliano Pompignoli della Lega Nord ha rivolto un'interrogazione alla giunta regionale sulla questione della diffusione del batterio della legionella nella rete idrica di Cesena. Il consigliere ha anche ricordato che nel corso del 2016 sono stati registrati 11 casi di persone colpite dal batterio della legionellosi nel comprensorio cesenate, di cui una è deceduta. Emilia-Romagna, il gruppo ERA ha approvato il piano industriale al 2020. Il piano conferma il percorso di crescita del gruppo e presenta tra i dati più importanti investimenti industriali e finanziari complessivi per quasi 2,5 miliardi di euro e un margine operativo lordo al 2020 a 1.080 milioni di euro. Cesenatico, questa mattina due pattuglie della municipale hanno effettuato una ricognizione nelle ex colonie di Ponente, dove sono state trovate 7 persone, 2 italiani di origine meridionale, disoccupati e sfrattati, un rumeno che vive di lavoretti saltuari e 4 nigeriani senza fissa dimora.
Forlì stavano sistemando gli oggetti da vendere al mercatino dell'usato quando sono venute fuori due bombe a mano. È successo questa mattina nella sede del Comitato contro la fame del mondo. Sul posto gli uomini della Volante che hanno provveduto a isolare la zona e gli artificieri che hanno poi portato le due bombe in una cava. La linea ora alla nostra redazione sportiva, TG Sport. Buonasera, ben ritrovati alla TG Sport. Il basket si infiamma, l'ambiente cestistico romagnolo in vista del derby tra Forlì e Ravenna che si giocherà domenica alle 18 al Palafiera. L'Uniauro cerca punti per lasciare il penultimo posto. Allora sentiamo Reati. Sono sincero, non conosco molto Ravenna, nel senso che non ho giocato la partita dell'andata. Quando giocavo a Tortonova ho fatto un amichevole che io non avevo giocato, però per un piccolo infortunio contro Ravenna, quindi conosco i giocatori, ho giocato in passato con due giocatori che adesso giocano a Ravenna, Marx è uno, Andrea Raschi è il secondo, quindi a livello di squadra non la conosco tantissimo. Posso parlare per Forlì, posso dire che è una partita, in questo momento non penso si debba pensare come giocare, ma c'è da vincere, quindi che sia una partita bella, brutta, questo può essere importante, ma anche relativamente è necessario che Forlì cominci a vincere, quindi che cominci a portare a casa due punti. Dobbiamo vincere. Di riffo, di raffa, con le unghie e con i denti. Dall'altra parte, l'ora sì, Ravenna non sottovaluta gli avversari. A Panorama Basket è intervenuto anche il play tambone. Sentiamolo. Che partita sarà? Che partita prevede? Cosa temi di Forlì? Sì, io penso che non dobbiamo affidarci alla classifica, perché non penso che Forlì, per i giocatori che ha, meriti il penultimo posto. Sicuramente il pubblico avrà un ruolo importante in una partita, già di solito il pubblico a Forlì è molto caloroso, se nel derby sarà ancora di più, però abbiamo comunque dimostrato che in campi difficili abbiamo tirato fuori una importante personalità. E sarà una partita sicuramente fisica e anche difficile da controllare, nel senso di vari momenti, ritmi, insomma, nervi, sì. A livello di nervi. Sì. Cosa dovete far valere voi? Noi sicuramente sfrutteremo il fisico in post basso, probabilmente, e il fatto di correre in campo aperto dalla difesa. Il calcio, ora il Forlì è impegnato nella corsa a salvezza del girone B di Lega Pro. In sede di mercato, dopo aver ingaggiato l'attaccante Davide Succi, i Galletti sono ora alla ricerca di un difensore. Il servizio. Il tallone d'Achille del Forlì di Massimo Gadda è certamente la difesa. I romagnoli hanno il peggior pacchetto arretrato, avendo subito 35 marcature in 21 giornate, vale a dire 1,6 gol a partita. E proprio per questo motivo il secondo colpo di mercato sarà fatto per rinforzare la retroguardia. I due calciatori che abbiamo individuato devono essere sicuramente di questo spessore qua. E il difensore deve arrivare con altrettante caratteristiche, un giocatore di categoria che ci possa dare una mano, ci possa aiutare. Stiamo vedendo, sondiamo, il mercato ancora è all'inizio, fare nomi poi dopo magari ti spiazza. Comunque se non troviamo il profilo giusto possiamo rimanere così, adattiamo qualche altro calciatore o comunque magari spostiamo gli obiettivi su un jolly e vediamo, le idee ci sono. L'uscita forse qualche ragazzo poco utilizzato, ma in realtà siamo pochi, non è che siamo tantissimi. Il lavoro del mister lo sta portando avanti molto bene anche con i giovani, le società di appartenenza sono contente perché comunque i ragazzi si esprimono in maniera molto positiva. È tutto per lo sport, grazie dell'attenzione e una buona serata. La linea ora invece alla meteo, previsioni per domani. Buon
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di ieri ha portato qualche fiocco di neve in Emilia Romagna, ma come previsto sono stati solo fiocchi svolazzanti che hanno raramente imbiancato il paesaggio, mentre tra la sera e la notte sono mancate le nevicate previste su Bassa Romagna al confine con le Marche. La situazione meteo nella giornata di oggi poi ha visto un miglioramento del tempo su tutta la nostra regione. Anche la giornata di giovedì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi, con rasserenamenti maggiori lungo la costa e il ferrarese, mentre la nuvolosità tornerà ad aumentare gradualmente soprattutto a partire dai settori centro-occidentali. Nel pomeriggio i cieli spesso si presenteranno grigi con primi rovesci soprattutto sui settori occidentali, quindi Piacentino e Farnese, e poi tra la sera e la notte soprattutto sull'Appennino. A causa dell'aumento termico previsto in quota, la pioggia potrebbe tornare a cadere sulla nostra regione con fiocchi di neve solamente sulle vette del nostro Appennino, ma attenzione, possibili fenomeni di gelicidio, cioè pioggia che congela immediatamente quando cade a terra per via delle temperature negative, soprattutto sull'Emilia occidentale. Temperature minime ancora molto basse, comprese tra meno 9 e meno 1 grado, i valori massimi saranno compresi tra più 0 e più 6 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Guardiamo invece insieme i titoli di questa edizione, il riepilogo. Al termine di un lungo interrogatorio in caserma Comacchio ha confessato il duplice omicidio il figlio sedicenne della coppia assassinata a Ponte Langorino nel Ferrarese. La causa scatenante sarebbe stato un rimprovero per il cattivo rendimento scolastico. Un 80enne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Faenza a seguito di una caduta in bicicletta. L'anziano è stato urtato da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso. Una 28enne riminese è stata aggredita dall'ex fidanzato sotto casa che le ha lanciato dell'acido sul volto prima di fuggire. Ora la vittima rischia serie lesioni alla vista. La Regione Emilia-Romagna investirà 300 milioni di euro per combattere l'inquinamento dell'aria. Tra gli obiettivi anche quelli di diminuire il traffico del 20% e aumentare gli spostamenti in bicicletta. Luci e ombre nei primi giorni di vendite promozionali. A Cesena i commercianti segnalano un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente, ma si auspica una crescita delle vendite nelle prossime settimane. In vista del derby di basket con l'Ora si Ravenna, Luli Euro Forlì cerca punti fondamentali per lasciare il penultimo posto in classifica. L'ala guardia Reati sprona i suoi a non pensare al bel gioco ma al risultato. Questa sera alle 21 canale 14 di Teleromagna, Follow Me, la rubrica dedicata ai viaggi. Teleromagna News canale 74, dalle 21.30 la grande cucina di Alice con Home Sweet Home. Teleromagna Sport canale 192, alle 21 in onda la partita di basket, Tigers Forlì, Stella Azzurra Roma. Teleromagna Mia canale 193, alle 21 l'arena del folk. Mentre come sempre vi ricordo che tutti gli altri aggiornamenti e approfondimenti potete trovarli sul nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Mentre vi ricordo anche che la nostra informazione in diretta tornerà puntuale domani mattina alle 7:15. Per questo appuntamento è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.